Salve a tutti, oggi con il team Colmici, Andrea Collini e Maurizio Pastacaldi siamo sulla Riviera Cuana. Buongiorno a tutti, e che si fa oggi? Oggi sparidini, orate, mormore e quel che viene. Allora, oggi lo faremo con una pesca estremamente semplice, adatta a tutti, Questo è per grandi e piccoli. Io ti dico, porto mia figlia di 5 anni, è una pesca divertentissima, veramente. Ovviamente oggi noi siamo qui con una gran bella barca, ma dove andiamo a pescare si può andare veramente anche con patino, Sì, con patino, un gommoncino, uno può andare su 7-8 metri di fondale. Perché siamo a pescare alla distanza della costa, quanto siamo? A 50 metri, sì. 60 metri. Sì. Ovviamente qui c'è dell'orate. E proveremo a fare qualcosa anche per noi nuova. Io ho portato dei pasturatori, della pastura anche da orate. Si proverà a vedere se rispondano meglio. E si farà la nostra piccola pasturazione e vedremo. E durante il percorso poi della pesca poi faremo qualche entrata e qualche discorso per quanto riguarda la semplicità di una montatura e tutte queste piccole cose. Bene, allora diciamo buona visione a tutti. In moto. Andiamo! Vedi Maurizio, questa è una canna a tre pezzi che normalmente si usa nell'acqua dolce perché sono canne da feeder che sono sicuro che però vanno estremamente bene proprio per questa pesca qui vicino alla costa dove c'è poca corrente, un fondale da 7-8 metri. Io penso sia la canna perfetta. Questa canna ha 4 vette di serie, 2 sono in carbonio e 2 sono in fibra di vetro. Potrei mettere questa, via, la media, prendo la media per fare anche lanci un po' più lunghi e oltretutto essendo un fibra di vetro è estremamente sensibile. Vediamo assieme un attimino come abbiamo realizzato la lenza per la pesca all'orata. In questo caso abbiamo una particolare invenzione dove inseriamo a bandiera un piombo. Abbiamo messo una perlina di battuta e una girellina doppia, piccolina, a barilotto, molto potente, in modo di scaricare tutte le torsioni possibili. Nel capo opposto alla girella a barilotto andiamo con il terminale. Terminale realizzato con circa 2 metri di fluorocarbon ed un amo del 4. È un amo molto robusto, cristal in acciaio. Si prende l'amo, si prende il terminale 018 fluorocarbon, ok? E si fa un nodo a risalire. 1 2, 3, 4, 5 e 6. Si tira il capo, morto, e assucchiamo le spire. A questo punto facciamo scorrere il tutto sulla paletta. E tagliamo il capo in eccedenza. Essenziale di tagliare proprio a filo il capo morto, perché tante volte nell'innesco questa piccola palettina tende a bloccare lo scorrimento dell'anelide. L'esca regina è sicuramente l'americana. Prendiamo il verme, ok? Dopo aver inserito tutto l'anelide nell'ago da innesco,
prendiamo il nostro amo Crystal, inseriamo la puntina, in questo caso un pochettino rientrante, e facciamo scorrere il tutto sul terminale. E dopo aver innescato non ci resta altro che lanciare e vedere di insidiare una nostra orata. Bella bestiolina. Bella. Non mormorini, eh? Per rinnovare. Oratella. Apri la bocca. La chiude la bocca, ecco. Vedi? Sì, intanto. Il pescatore di fiume, anche cioè, in mare. Ormai l'abitudine non si perde. Qui ho messo 1,5 kg di pastura che è cefalo sarago, poi ho aggiunto un po' di PV1 per renderla più compatta. Più compatta, bravo, che se no si disfa troppo, e un po' di farina di gamberetti. Guarda, bella, eh? Bellina, vero? Ora si lascia tirare per 10 minuti, un quarto d'ora, e poi si va a ribagnare la pastura e si fa poi perfetta e dura bene tutto il giorno, perché ancora gli ingredienti devono bere dell'acqua. Qua tutti gli ingredienti si devono amalgamare bene. Cerca di togliere le palline che si formano bagnandola. Grumo, eh? Sì. Ecco, direi operativo. Che siamo operativi. Agguadino l'animale, io ti agguadino l'animale, aspetta, vengo qui, vengo dietro io, vai. Ecco, bravo, agguadino l'animale. Veniate Berrut, sta diavolotta, vieni qua. Oi, le bucano, ragazzi. Questa? Rattella. Ork can! Oratina, va, buona. Le patatine? Sui mulinelli abbiamo messo i nuovi fili NX Gen, quelli con la scritta rossa Very Low Stretch, che vuol dire che hanno proprio un allungamento quasi a zero, il 16%. Questo perché? Perché con questi nylon siamo riusciti a percepire anche le tocche più impercettibili, perché avendo
poco allungamento, hanno quasi la stessa caratteristica di un braided. Allora, c'è anche un altro vantaggio, che con questo tu sei a tutta linea diretta, sì. Non hai nodi, non hai niente, pertanto anche se uno è bravo a fare tutti i nodi, o si fa la legatura cocò, sì. O quando si fa un nodo normalmente fra un braided e un nylon, noi si perde il 40%. Sulla connessione, sì. Allora, qui non essendoci connessioni, nel senso che tu ci metti la tua girellina, poi tu ci fai il tuo finale, ovviamente siamo sempre in presa diretta. E tutte le volte comunque con braided devi sempre mettere perlomeno 15 metri di full carbon, di nylon normale, o tu puoi andare soltanto 8 metri, da avere anche un pochino di elasticità del filo che ti consente. E comunque, con questi anellini così piccoli, quando tu devi far passare una connessione, ti dà sempre fastidio. Però, quando non se ne può fare a meno, bisogna usare i braid, perché sono a pescare a 100 metri e mi ci vuole lui, sì, se sì. Non mi accorgo di niente. Un nylon, ecco, che tu lo lasci andare, che sta così, in una bobina così piccola. E queste ovviamente sono le caratteristiche di questa... Oh, eccolo, diretta, ci siamo? Sì. Eccola, in diretta, via. Orata in diretta. Il guadino. Là. Anche questi guadinieri sono fantastici. Aspetto. Veramente. Per la barca. No, ma è tessuto. Ma è tessuto la gommina, questo, non muffa mai. È eccezionale questo guadino, veramente. I guadini, ovviamente le teste di guadino, quelle gommate, prima cosa sono eterne, poi si asciugano e non puzzano mai. Anche con gli artificiali non ti rimangono attaccati. Ma non rimangono attaccati. Questo mi fuori a questa mina o no? Spettacolari sono. È sempre stato le mie dei 42, ragazzi. Allora. Siccome siamo mancanti di piombi, me ne metto due. Verrà un parrucchino. Ok, e ora gli si fa un lancio tremendo là e ne butto, ma più che altro è perché mi deve stare, poi ci sta che non si veda. La mangiava fuori da giù, forse è chiamare, la mangiava proprio di vicino. Bella questa, bella. La lascio stancare un pochino. E se ne metto un terminalino che c'è. Bellina questa. Io sono addetto alla slamatura, questa è bellina, Capitano! Oh, una fammela vedere anche a me. Per forza, ha fatto altre riprese, fammi vedere Ciccio, fammi vedere. Sei con la Sea Lion te, eh? La mia, la sei, con me, l'aveva sei, pure. Sei provato tutte le canne noi oggi, eh? Vedere? Sugarello, guarda il sugarello. Buono! Fammelo vedere! Oh, il sugarello! Lo vedi il sugarello? Vedi. Visto, no? Guarda il sugarello! Da mezzo io. Buono lesso, buono! No, guarda il sugarello. Questa è una Lola. Aspetta, i figliosi. Ne è una? Una Lola, qui c'è il riccioloni. Certo, questa metti l'attaccare là, ma
un morso tremendo. E andiamo. Vedi? E io mangio anche te bollito, capito? Grullarello, t'ho fregato, Tito, vecchio pescatore di fondo, cannina a mano. Per terminare nel migliore dei modi, sentiamo direttamente dalla voce dei nostri protagonisti le impressioni di questa giornata di pesca. Dopo questa esposizione sulla qualità del Nilo NXGen, volevo ritornare sul soggetto principale di quando abbiamo iniziato, ovvero sia che ci siamo divertiti e abbiamo preso delle gran belle orate, insomma oratelle da mezzo chilo, 600 grammi, veramente con un'attrezzatura estremamente modesta, ed era questo per me la cosa principale, ovvero sia un mulinellino molto bellino che è Dufaue, che ha i cuscinetti stagnati, pertanto la salsedine non gli fa niente, ma ha un costo accessibile per tutti. La Canada Feeder Strike One, che va bene sia dalla barca, va bene per pescare a bollentini, è una canna polivalente, per pescare anche dagli scogli e per pescare sui fiumi. C'ha quattro vettini intercambiabili per tutte le esigenze e per tutte le sensibilità. La bustina di ami MR42 del 6 o del 4, la bobina di 4 carbon del 18 o del 20 come finale, e a questo punto abbiamo fatto una pescata meravigliosa. Un saluto a tutti dal Team Colmice, da Andrea Collini, Stefano Lucacchini, che è il campione di questa pesca, e dietro alla cinepresa come sempre c'è il grande amico Maurizio Pastacaldi, che ha fatto tutte le riprese. Grazie Maurizio a te, grazie a tutti, arrivederci. Ciao.